Allora, Piotr, si ritorna a Udine, al Friuli, è un po' come tornare a casa per te, no? Sì, sono stato 3 anni di là, quasi 4, quindi sicuro ce lo ricordi quelli belli. Di là ho iniziato a giocare in Serie A e sono felice che posso ritornare di là, c'è un nuovo stadio, però vado là con Empoli e sicuramente vogliamo vincere questa partita. Senti, quando sei arrivato qui avevi detto che di Natale ti aveva insomma consigliato Empoli. Dopo un anno e qualche mese puoi dire che ti ha consigliato bene, insomma. Sì, sicuramente. Prima di arrivare qua ho parlato con Totò che da piccolo è stato qui e mi ha detto tante cose buone su Empoli e io dopo un anno e mezzo posso dire che mi ha aiutato. Mister, la società è perfetta. Possiamo fare un'analisi su Giampaolo, il tuo personale approccio con il nuovo mister? Ancora un po' presto, però Mister è bravo. Ogni allenamento fa cose sue, vuole che giochiamo calcio. Penso che Mister è bravissimo. Piano piano adesso abbiamo fatto il primo punto e credo che questi punti arriveranno che servono per È stata una bella iniezione di fiducia questo pareggio con il Napoli, anche perché lo dicevamo dopo la partita con i tuoi compagni, avete per la prima volta saputo soffrire, no? Nel secondo tempo. sì, era un punto importantissimo con una squadra così grande come Napoli. Siamo contenti, lo sapevamo che gli ultimi 15 minuti eravamo un po' difficili perché la squadra Napoli voleva vincere questa partita, però siamo stati bravi e abbiamo difeso bene, quindi abbiamo già migliorato un aspetto. Piotr, l'Udinese come si batte? Credo che se giochiamo come questa partita come contro Napoli possiamo fare bene. Io sono convinto che adesso la squadra sta bene, anche in allenamento si vede che tutti i giocatori sono pronti, siamo un bel gruppo e credo che a Udine si può vincere con questi ragazzi, con questo staff mister. Come ti trovi nel nuovo ruolo da mezzala? Mi trovo bene. Non è novità perché anche quando stavo in Polonia giocavo in questa posizione, quindi magari un pochino cambiato, però prime partite era un po' difficile perché come squadra non abbiamo fatto tanto bene, quindi niente, adesso ultime due partite mi sono sentito bene e la squadra ha fatto abbastanza bene. Senti, che cosa ha detto Amsic dopo aver fatto sul Niente, su queste cose, era in campo, era la situazione che dovevo riuscire a qualche modo e ha trovato il turno e quindi. Senti, oltre all'Empoli c'è un altro sogno, quello degli europei con la Polonia, sta andando bene, insomma è più di una speranza per te ormai in questo momento. Sì. Importantissimo giocare bene qua a Empoli e poi mister credo che mi convoca, è una cosa che piacerebbe a tutti, no? Andare europei, giocare con la sua nazionalità e farò tutto per andare, però prima devo pensare a far bene qui a Empoli, poi ci sono altre partite nazionali che voglio che mi convoca in alto. Senti, l'Italia ormai diventava una piccola colonia del calcio polacco. Quest'anno si è tantissimi, Szczęsny, Glik, vabbè che c'era già, Skorupski, insomma, Błaszczykowski, insomma, sta crescendo il calcio polacco. Sì, io sono contento che questi ragazzi vengano qui. Il nuovo arrivato è Błaszczykowski che è andato alla Fiorentina, è un ottimo giocatore, mi ha aiutato tanto quando ero giovane in Nazionale A. E credo che possa fare bene alla Fiorentina perché è un grande giocatore e
ha già dimostrato in Borussia Dortmund. Anche altri, Szczęsny sta dimostrando adesso che è un ottimo portiere. E su altri giocatori avete visto, hanno giocato già più di 2 anni qua in Italia. Sei riuscito a rivedere tu a Brzezinski qua a Firenze? No, ancora no. Però abbiamo già parlato con Skorupski che un giorno dobbiamo chiamare Cuba e uscire a fare una cena o un giro a Firenze.